Buongiorno a tutti. Ci tengo a mandare innanzitutto un caloroso abbraccio a tutti gli studenti, le studentesse, il personale scolastico tutto, i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli esperti e gli organizzatori di questa bella giornata. Una menzione speciale va ovviamente al sindaco Giorgio Gori e, se posso, anche alla dottoressa Graziani, una donna che durante il periodo più buio, più difficile che la città ha vissuto, ha lavorato con grandissima professionalità e grande senso dell'umanità, e io la ringrazio a nome del Ministero dell'Istruzione per tutto quello che ha fatto nei mesi scorsi e tutto quello che ancora adesso sta facendo per la scuola di Bergamo. Un saluto caloroso va anche alla professoressa Dianora Bardi, motore di Impara Digitale, questa associazione così impegnata nel mondo del digitale per dare, come dire, alla scuola anche un digitale di qualità e che è tra i promotori di questa giornata. Non posso nascondervi l'emozione che sto provando nel partecipare ad un evento così importante che so essere anche molto molto apprezzato, con delle adesioni numeriche importanti, ma soprattutto per la qualità di questo programma. Una qualità legata al fatto che, parlando anche del digitale, che è un tema che a maggior ragione durante il periodo del lockdown si è imposto, ci fa molto molto riflettere. E per me come ministro vi garantisco che l'evento di oggi non è un evento indifferente, anzi è un evento molto molto importante. Al di là dell'evento in sé, però, non vi nego anche che la mia emozione è legata al fatto di essere collegata proprio con la città di Bergamo, una città che ha mostrato molta resilienza, una capacità straordinaria, che per certi versi rappresenta anche un luogo simbolo dal punto di vista storico, che ha avuto la forza di rimettersi in piedi, lo ha fatto con una dignità incredibile e ha affrontato il dolore per la perdita tra dei tanti cittadini. Penso che possiate essere considerati veramente un esempio e ve lo dico dal profondo del cuore. Ho voluto essere presente a Bergamo in occasione della riapertura delle scuole, cioè quando abbiamo portato i nostri studenti di nuovo in classe per gli esami di Stato all'Istituto Giacomo Querenghi. Lì ho avuto modo personalmente di ringraziare non soltanto tutti gli studenti e le studentesse, ma la comunità scolastica. Ho trovato delle persone eccezionali a cui ho voluto esprimere la mia vicinanza, la mia solidarietà personalmente. Ho potuto guardare negli occhi il personale scolastico, gli studenti, le studentesse che non si erano fatti vincere dallo sconforto, malgrado le tante avversità. Non si sono scoraggiati, sono andati avanti, hanno dato una lezione a tutti noi che io personalmente non dimenticherò mai, e li ringrazio ancora una volta per le emozioni, per il calore che mi hanno donato quella giornata a giugno, quando appunto sono venuta a Bergamo e finalmente le scuole hanno potuto riaprire le loro porte agli studenti. Quindi per me oggi, per certi versi, è un ritorno a Bergamo, seppur ancora a distanza. L'evento a cui oggi partecipo è un evento che negli anni è cresciuto molto, ci sono state diverse voci, diversi partecipanti, il profilo sicuramente è sempre più alto. Perché? Perché la scuola è un motore vivo, è un motore in continua evoluzione ed è un motore che via via migliora, fa progressi, e ha fatto tantissimi progressi, se volete anche un motore che ha accelerato tantissimo, proprio durante il periodo del coronavirus, in cui sì, si è lavorato, si è dovuto lavorare nell'emergenza, ma allo stesso momento abbiamo provato insieme a tutta la comunità scolastica a mettere delle basi solide, soprattutto sul digitale, anche per il futuro. Io non potrò seguire tutti i vostri lavori, però ci tengo veramente ad avere tutti i materiali che produrrete, perché il tema del digitale è un tema che a me interessa moltissimo. Sono molto belle le parole che ha detto prima la dottoressa Graziani quando ha parlato della didattica a distanza. A marzo, difatti, quando ce la siamo inventata, come una zattera in una tempesta che ci stava coinvolgendo tutti. È vero, non è stato uno strumento perfetto, non lo è ancora,
però era l'unica soluzione che avevamo, proprio per non lasciare da soli i ragazzi, gli studenti, le studentesse. Come diceva prima la mamma che ho ascoltato, la scuola è arrivata a casa dei nostri studenti in un momento appunto difficilissimo. Era quello che la comunità scolastica doveva fare, non lasciare da soli questi studenti, proprio nel momento in cui stavano soffrendo di più, perché stavano perdendo i loro cari e per tante altre motivazioni. Sapete che quando si parla di scuola spesso purtroppo lo si fa per i tagli, per gli scioperi, per le mancanze varie ed eventuali, dovute anche al fatto che nella scuola in Italia non si è mai investito troppo. Oggi, anzi, spesso si è tagliato. Oggi, per fortuna, la scuola è al centro di un dibattito che deve essere sano, che deve essere culturalmente elevato, perché è stato proprio il coronavirus che ha sottratto quella scuola in presenza agli studenti, a far capire a tutto il paese quanto la scuola fosse e sia importante. E oggi l'Italia ha ancora più bisogno di ieri di scuola. Questo è un segnale importante che noi come Ministero dobbiamo assolutamente cogliere, stiamo cogliendo per finanziare di più la scuola, per fare delle innovazioni, per confrontarci a livelli sempre più alti, pensando a quello che deve essere il futuro dei nostri studenti, quindi il futuro di tutti i cittadini italiani. Ovviamente la scuola non parte da zero, perché ha una base ottima, se non avesse avuto quella base ottima non saremmo riusciti a in qualche modo vivere nell'emergenza e a reagire all'emergenza. Ribadisco, non è stato tutto perfetto, però c'è stata una risposta rapida. La risposta rapida è dovuta anche alla bellezza che c'è all'interno della comunità scolastica, alle persone preparate che ci sono. E poi noi come Ministero abbiamo provato a fare la nostra parte. Lo abbiamo fatto anche con il digitale, che è la chiave di volta per capire alcuni processi. Sapevamo benissimo che tanti dei nostri studenti non avevano né i device né la connessione e abbiamo provato in tutti i modi ad arrivare a loro. Abbiamo investito tanti soldi, 400 milioni di euro abbiamo messo sul digitale in questi mesi. Abbiamo acquistato più di 400.000 device, abbiamo portato la connessione laddove era possibile ovviamente portarla, ma tanto deve essere ancora fatto. Nella fase proprio iniziale dell'emergenza abbiamo dato 200.000 tablet, oggi siamo appunto a 400.000, ma non basta ancora, non basta, perché c'è un gap storico da recuperare e per questo serve uno sforzo gigantesco da parte di tutti quanti per accelerare. Ed è vero questo, è vero. Anche qui io credo che dalla crisi che stiamo vivendo noi dobbiamo necessariamente far fiorire delle opportunità. E la scuola queste opportunità le sta avendo, sia in termini di finanziamenti, ma se volete anche in termini di formazione. Perché vedete, non basta poi dare i tablet, qui bisogna anche formare soprattutto il personale. Il personale scolastico in questi mesi è stato formato, sono stati avviati corsi per 500.000 persone. Cosa voglio dire? Che paradossalmente questo momento difficile è stato un motore di accelerazione enorme per la scuola, perché in pochi mesi è stato fatto quello che negli anni passati purtroppo non si era potuto fare. Adesso noi di ciò dobbiamo farne memoria attiva, dobbiamo farne in qualche modo tesoro, affinché dall'emergenza possa nascere una scuola migliore e anche più digitale. Perché oggi si parla di didattica a distanza, ma domani la didattica digitale dovrà essere fatta in classe. Dovrà essere fatta in classe perché la didattica del XXI secolo vuole anche questo, perché i nostri giovani, i nostri studenti, le nostre studentesse parlano anche quella lingua. Allora la didattica digitale potrà essere un modo per arricchire ulteriormente le lezioni, per abbattere le barriere anche di alunni che sono un po' più fragili, che hanno più difficoltà di apprendimento e dal punto di vista ovviamente poi dell'amministrazione per velocizzare il più possibile tutte le pratiche burocratiche, il peso della burocrazia che è un peso enorme, il digitale serve e servirà anche a questo, creare delle banche dati che mettano in relazione molto più veloce il Ministero nella sua parte centrale con tutte le singole diramazioni territoriali.
cosa voglio dire sostanzialmente? Che innovare non significa ovviamente chiudere le porte al passato o alla tradizione, sarebbe da sciocchi, dal passato semmai si impara, ma vuol dire accogliere una società che cambia, una società che ha bisogno anche di avere nuove declinazioni. E allora, in fondo, il fatto che voi abbiate scelto la Biblioteca Angelo Mai di Bergamo per presentare questo evento un po' coglie, no, il senso di tutto ciò. Siamo all'interno del cuore pulsante della cultura letteraria della città di Bergamo, in un luogo che rappresenta per certi versi il passato, ma in cui oggi, grazie al vostro evento, si parla di digitale, quindi si parla anche di futuro, perché il futuro ovviamente senza il passato non può assolutamente esserci. E allora io credo che bisogna partire da questa preziosa ossatura, che è fatta di conoscenze, è fatta di esperienze consolidate. La scuola deve partire da questa ossatura, ma deve volgere lo sguardo al futuro, e lo deve fare anche la politica, che non può di certo pensare di lavorare per l'hic et nunc, deve lavorare per il futuro. L'emergenza coronavirus deve portarci a ragionare su quella che deve essere la nostra scuola che vogliamo, la scuola appunto per il futuro, partendo sì dalle prassi che esistono, ma facendo sì che non siano così consolidate da impedire qualsiasi avanzamento e da impedire la possibilità di aprire lo sguardo a nuove opportunità, a nuove pratiche. Lo dobbiamo ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Io da ex insegnante credo ancora che insegnare sia uno dei mestieri più belli del mondo. Hai la possibilità di stare a contatto con i nostri giovani, che devo dire anche in questo periodo hanno mostrato una grandissima maturità. Quando io ho avuto la possibilità di girare le scuole a settembre, ad ottobre, avevo dinanzi dei ragazzi che rispettavano le regole che dentro le scuole ci si è dati, regole se volete anche abbastanza rigide, ma che servivano, servono e serviranno per farli stare a scuola. Quindi io credo che nei confronti delle nostre nuove generazioni la politica debba avere massima fiducia e lavorare per loro. Sono sicura che anche voi possiate condividere questo mio pensiero. Vi ringrazio ancora per l'invito, sono molto orgogliosa di partecipare stamani al vostro evento. Aspetto i materiali, proprio perché purtroppo adesso devo lasciarvi, però veramente grazie con il cuore. Grazie a lei, grazie Ministro, grazie davvero. Avete visto che stanno passando anche, è passato un commento dalla chat, quindi Ministro sappia che stanno arrivando anche delle domande direttamente dagli iscritti, e comunque certamente accogliamo il suo invito e le manderemo i materiali della giornata di oggi, in modo da poterci confrontare tra poche settimane, quando le faremo avere tutto il materiale. Quindi per il momento grazie per essere stata con noi.